signore e signori, omaggio alla lingua bollita. Il bollito è un grande classico di tutte le zone dove si lavora la carne e ci è servito nel corso dei secoli per esaltare quelle parti che normalmente invece si farebbero fatica a esaltare. Una di queste è sicuramente la lingua. Qui siamo di fronte a un manzo, come si fa un grande bollito? Acqua bollente, si cala il pezzo di carne con l'acqua bollente. Io metto carota, metto sedano, metto cipolla, schiaccio delle bacche di ginepro, schiaccio del pepe e poi faccio bollire e lascio raffreddare a fine cottura il pezzo dentro l'acqua, molto importante. Oppure ve la comprate già fatta come questa, lingua salmistrata, tagliata sottile a salume. Andiamo a costruirci un grande panino. È un omaggio a lingua e salsa verde. Quindi io voglio farvi una salsa verde molto grossolana. Ho utilizzato dei pezzi di zucchina, dei pezzi di cetriolo, un cetriolo tipico pugliese, ho utilizzato del sedano verde, ho utilizzato del prezzemolo, ho utilizzato i peperoni friggitelli, tutto tritato a coltello, molto importante. Io non amo, sapete, usare il cutter, il frullatore, e tutto tritato abbastanza finemente. Lo andiamo a mettere in una ciotola. Prezzemolo anche tutto insieme. Poi andiamo a metterci il condimento. Schiacciamo una patata bollita, molto molto cotta, e la utilizzeremo proprio, diciamo, quasi come addensante. Poi andiamo a metterci un po' di sale, un po' di olio extravergine. E una punta appena appena di aceto di mele. Possiamo usare anche un aceto di vino, naturalmente. E adesso amalgamiamo il tutto per bene. Proprio schiacciamo leggermente la patata. Grande freschezza, potete usare quasi tutti i tipi di verdura verde che avete, diciamo, a disposizione, e va anche un po' a gusto, diciamo. La nostra focaccia, bella calda, scottata nel forno, la andiamo a aprire a metà. Alla base io voglio mettere un formaggio, qui siamo nel Bresciano, Robiola Tre Latti. Grande cultura delle robiole nel Bresciano. In questo caso, vedete, io voglio sfruttare la cremosità di questo prodotto, che è straordinario. Quindi scarterò, in questo caso, o comunque lascerò indietro la parte della crosta fiorita, ne metto appena un po', vedete, anche se ce ne rimane un po' non è mica male. In altri casi naturalmente io l'avrei mangiata. Qui mi può dare fastidio perché dà quell'aroma leggermente di muffe nobili che in questo caso io non vorrei, non voglio. Voglio solo appena appena un po' di cremosità. Prendo la mia lingua, ci metto un filo d'olio extravergine. In questo caso non metto nient'altro, la condisco leggermente e la metto nel mio panino dando volume. Ok, vado a mettere la mia salsa. Così. Due filetti di acciuga, così, e una grattugiata di rafano fresco, che gli darà una leggera nota piccantina. Perfetto. Buon appetito!